Voi di Friday for Future avete analizzato molto bene i programmi dei tre candidati sindaco. Cosa è emerso da questa analisi? Ok, sì, questa analisi è stata fatta insieme alla WWF e ai loro esperti che ci hanno molto aiutato. L'interesse era fare un'analisi apartitica soprattutto per capire quali temi hanno in comune questi programmi, che sono soprattutto il miglioramento, l'efficientamento energetico, l'accrescimento e la manutenzione delle zone verdi. C'è un interesse comune nel fare un piano urbano del traffico e un piano urbano della mobilità. C'è un interesse verso la cura degli animali d'affezione e anche lo sviluppo della mobilità ciclopedonale. Tuttavia, quello che abbiamo notato è che mancano all'appello due temi molto importanti, che sono il contrasto al consumo del suolo. Nessuno fa riferimento a impegnarsi a diminuire il consumo del suolo, soprattutto nelle zone di recupero. Tutti i programmi ripropongono di recuperare delle zone senza poi specificare cosa può essere fatto in quelle zone, quindi potenzialmente rilasciandole poi inattive, quando invece per esempio si potrebbe appunto lasciare quelle zone, farle diventare zone verdi. La seconda grande mancante all'appello è la gestione della risorsa idrica. I programmi non fanno nemmeno un accenno a questo importantissimo argomento, e nel 2023 queste due mancanze, contrasto il consumo del suolo e mancanza del tema della risorsa idrica, sono molto gravi. Ci sono anche altri assenti all'appello, che sono la tutela della biodiversità in senso lato, perché Teramo non è un comune soltanto urbanizzato, abbiamo molte aree verdi dove appunto sono corridoi ecologici sostanzialmente, ne parlava proprio la WWF, e andrebbero tutelati di più. Infine, anche la tutela proprio in questa biodiversità della fauna selvatica, non solo degli animali d'affezione.